Siamo alla mostra per i 50 anni degli ultras grigi. Che cosa c'è in questo spazio? C'è 50 anni e mezzo secolo di storia, di passioni, di ricordi, foto, di Sì, c'è tutto. di tutto, è un mezzo mausoleo, c'è chi ha portato le proprie cose nascoste in casa nei cassetti che puzzano di naftalina e che quasi si rompono dopo 40 anni, queste sciarpe, queste bandiere. E chiunque entra qua dentro e che ha frequentato anche solo per poco tempo la Nord, magari in 40-50 anni di vita, prova qualche emozione perché si ritrova nelle foto, nelle sciarpe, nelle maglie. Ognuno ha la propria storia da raccontare, chi tanto e chi meno, ma tutti hanno frequentato in questa città la Gradinata Nord e qua ci sono tanti ricordi belli. Cosa significa essere ultras oggi? Ma al giorno d'oggi tanta aggregazione, nonostante in linea di massima qualche guaio succede ogni tanto, abbiamo visto ultimamente anche, però qua siamo ancora molto pane e salame, siamo molto amici tra di noi, c'è tanta solidarietà. Anche quest'anno daremo qualcosa all'ospedaletto alla fine di questa festa perché, come ogni anno, anche a Natale li andiamo a trovare. E qui non ci sono classi sociali, non ci sono partiti politici, non c'è grassi, magri, non c'è niente, siamo tutti uguali. E sono tutti tifosi dei grigi, da quelli che hanno 15 anni che entrano qui a chi ne ha 70. Siamo tutti tifosi della stessa razza.